5 Enjoy Your Freedom, hamburgeria, lounge bar in Piazza della Libertà ad Ostuni. Todo Modo, Multisolution Travel e Hotel La Terra ad Ostuni. Istituto di Vigilanza, Securitas Puglia, ANSA Service, Sport, Antinfortunistica, Grafica e Pubblicità. Liberati dall'affitto, scegli 30-40 imprese, costruiamo la tua solida realtà. XXL Music Pub, Ipersimpli, l'ipermercato più vicino a te. Impresa Schiavone Maurizio, Movimento Terra, scavi, demolizioni, trasporto merci, Mozzarella & Co. e caseificio Bianca Ostuni. L'Olympic Ostuni esce sconfitta dalla prima partita di Coppa Italia contro il Neapolis Polignano. Gli uomini di coach Greco, nonostante la buona prestazione, non sono riusciti a portare a casa il match di andata degli ottavi di Coppa Italia. Senza gli squalificati Lo Conte e la Carbonara, senza Basile, fermo per infortunio, coach Greco si affida al giovanissimo Fedele tra i pali. Al quarto minuto si fa vedere Di Bello con una conclusione dalla distanza che non desta preoccupazioni alla retroguardia gialloblu. Un minuto dopo, bella combinazione Di Bello e la Pertosa che insacca alle spalle di Fedele, 1-0 per gli ospiti. Lo Ostuni inizia a concretizzare, al sesto minuto Martellotta ci prova dalla distanza. Un minuto più tardi è ancora Neapolis, pericoloso con la Pertosa che impegna Fedele in un'ottima parata. Al decimo Boccardi ha il pallone d'oro per poter pareggiare le sorti dell'incontro, ma l'attaccante spara alto dopo una bella manovra. Al tredicesimo arriva il pareggio della squadra di casa con Capitan Fiorentino che riesce a concretizzare lo schema studiato sul calcio d'angolo, 1-1. Al quattordicesimo ancora Neapolis, Giannuzzi da solo sul secondo palo appoggia la palla in rete, 2-1 per gli ospiti. Al diciassettesimo l'Olympique riagguanta il pareggio con Salamida che sfrutta uno schema sul calcio piazzato, 2-2. Al ventunesimo Fiorentino potrebbe addirittura portare in vantaggio i padroni di casa, ma sbaglia clamorosamente. Termina così sul 2-2 la prima frazione di gioco. Con le immagini di Flavio Celli passiamo alla ripresa che si apre con il Neapolis pericolosissimo all'ottavo con Di Bello e successivamente al nono minuto. Bravo Fedele ad intervenire deviando il pallone in corner. Al decimo si fa rivedere l'Olympique con Fiorentino che va vicinissimo al gol. Poco dopo il capitano gialloblu impegna Corallo in una parata a terra. Al ventesimo arriva la doccia fredda per i padroni di casa. Giannuzzi conclude la manovra bianco-verde insaccando alle spalle di Fedele la rete del 3-2 finale. Al ventisettesimo la risposta degli ospiti che reclamano un calcio di rigore dopo un tiro di Martellotta che si stampa sul palo. Nulla da fare per gli arbitri, il match si chiude sul 3-2 per il Polignano. E per l'Olympique c'è ancora tanto da lavorare in vista dei prossimi impegni, a partire dalla trasferta di sabato prossimo sul campo del Putignano.